Paolo Belli, candidato sindaco di Castel Gandolfo, al quale cedo con grande piacere la parola. Grazie, grazie Massimo. Chiedo innanzitutto scusa a tutti per essere arrivato in ritardo. Sono stato fermato dal comandante della compagnia dei carabinieri di Castel Gandolfo, non per motivi di servizio, ma perché oggi, come tutti i fine settimana, abbiamo i banchetti in piazza. Oggi era proprio in piazza sotto al comune, quindi per me era doveroso fare un passaggio, quindi salutare i cittadini e gli amici. È capitato il comandante della stazione, quindi ha voluto conoscermi, e la cosa che mi ha lasciato veramente colpito è detto: quando andrete su dovremo vederci quotidianamente, spesso, per stabilire praticamente un rapporto di sinergia tra l'amministrazione e le forze dell'ordine per riqualificare questi territori, perché dice: io conosco questo territorio, però in realtà nessuno ci dà ascolto. Questo è un altro punto molto importante che dovremo seguire tutti quanti. Noi siamo cittadini. Il comandante mi ha fatto una domanda anche lì che inizialmente mi ha lasciato perplesso. Scusate un po' di emozione, ma non ero preparato a questo tipo di intervento. Oggi volevo soltanto fare lo spettatore. Lui mi ha chiesto: ma chi ti ci ha mandato? Nel senso, sei stato proposto da qualcuno? Quali sono le tue motivazioni? Ho detto: no, guardi, inizialmente ho risposto no, nessuno. Poi mi sono corretto e ho detto sì, qualcuno in realtà mi ci ha mandato, la mia coscienza. Io ero uno di quelli che quotidianamente apriva Facebook, giornali, notizie e protestavo contro il mondo, contro la casta, contro questa mala tutto, perché in realtà è mala amministrazione, mala sanità, mala qualsiasi cosa qui in Italia, non so per quale motivo, ma mala vita, purtroppo è così. In entrambi i sensi. E alla fine ho fatto 50 anni e quando mi son guardato allo specchio mi sono parlato da solo, sostanzialmente ho parlato con la mia coscienza. Che bisogna fare qua? Perché, cioè, o me ne vado da questo paese, come stanno facendo tanti giovani, l'ho preso in considerazione, perché ho due figli piccoli, cosa posso offrire io loro in questo paese che oramai non offre più nulla? E alla fine niente, la scelta è stata quella: no, ci metto la faccia, mi metto in campo, prenderò schiaffi a destra e a sinistra, però devo cambiare le cose, quindi voglio portare il mio contributo attraverso il Movimento 5 Stelle che seguo da quando è nato, e io voglio cambiare questo paese, costi quel che costi. Che bravo.